Assessore Callari, oggi si è firmato il contratto per il comparto unico personale non dirigente 2016-2018, un triennio che rischiava di saltare a causa della mancanza di risorse. La Giunta regionale in assestamento ha provveduto. Come è successo? È un momento importante questo, è un grande momento, ho avuto modo di dire recentemente, di pacificazione fra la Regione e i suoi dipendenti. Dipendenti che per ultimi arrivano ad un rinnovo contrattuale che da 10 anni non vedeva più la luce. E questo è successo da noi perché c'è stato un piccolo pasticcio amministrativo. Si è voluto fare una cosa che abbiamo ritenuto valida, che è quello di parificare il più possibile i dipendenti degli enti locali ai dipendenti regionali. Questo nell'ottica di un vero comparto unico che da 20 anni cerca dei contenuti. E questo contratto in qualche modo questi contenuti ha cominciato a darli. Purtroppo però la Corte dei Conti ha giustamente valutato che mancava, scritto da qualche parte, chi dovesse mettere le risorse perché questa parificazione avvenisse. In pratica ballava una differenza dello 0,28% fra il rinnovo contrattuale dei regionali e quello dei dipendenti degli enti locali. Non era stato scritto dove erano le risorse, noi abbiamo provveduto con una norma inserita nella legge di assestamento a scrivere che le risorse saranno a carico della Regione, questo valutando l'eccezionalità del momento, il passaggio da un'amministrazione all'altra e i problemi che sono avvenuti a causa di una legge, la 26, che con la riforma istituzionale ha generato non pochi problemi, soprattutto nella gestione del personale. Proprio per valutando queste cose con alto senso di responsabilità abbiamo costruito un percorso con i giudici contabili che ringraziamo perché si sono comportati con elevata professionalità e con un senso di istituzione che parla ad un'altra istituzione e con questo siamo arrivati a questa norma che ha definito durante la legge di assestamento chi mette le risorse. Oggi abbiamo firmato questo contratto ed è per noi veramente una grande soddisfazione.